uno scandalo che ha sconvolto la città di Messina. Le guardie giurate del policlinico, 90 guardie giurate del policlinico della ditta Il Detective, sono state licenziate per uno scandalo che ha sconvolto il rettorato. Adesso uno degli impiegati è qua sopra un albero di fronte alla sede del detective. Oggi scadevano, c'erano delle scadenze all'ufficio del lavoro e evidentemente non sono state rispettate queste scadenze. Gli operai stanno protestando, gli impiegati stanno protestando con questo loro collega che simbolicamente si è arrampicato, è lì da una mezz'ora. Siamo nell'ora di punta qua a Messina, all'incrocio fra il viale Garibaldi e la via Primo Settembre. Siamo nell'ora di chiusura degli uffici, stanno transitando in questo punto le macchine che vanno da nord a sud. Una città di 300.000 abitanti ha una strada principale su cui si snoda tutto il traffico cittadino e anche extraurbano, e in più siamo qua a ridosso della zona delle navi da crociera, dove parcheggiano le navi da crociera, quindi siamo nel centro, a 100 metri dal Duomo. Siamo proprio nel centro della città e questo è l'edificio che ospita gli uffici del detective, un edificio moderno. Ancora c'è lo stemma del detective sulla frontale, sul prospetto del palazzo. Lo scandalo ha coinvolto anche il rettorato, si parla di tangenti di 20.000 euro al mese che venivano pagate per mantenere l'appalto degli agenti al policlinico, l'attività, il lavoro degli agenti al policlinico e all'università. Adesso questi agenti sono stati licenziati e è stata impiegata un'altra ditta non messinese per il servizio di vigilanza del policlinico e dell'università. L'operaio che è salito sull'albero è uno dei 90 agenti delle 90 famiglie che si sono ritrovate dall'oggi a domani senza uno stipendio. Questa è la realtà di questa città di Messina, come uno scandalo di queste dimensioni abbia potuto portare a un disastro economico a tutte queste famiglie è una cosa incredibile. Pochi giorni fa sulla Gazzetta è uscito il rinvio a giudizio di tutti quelli che sono stati coinvolti in questo scandalo. Oggi c'erano delle scadenze e quindi l'impiegato si è arrampicato su un albero minacciando di uccidersi.